La legalità è una strada che continua a ispirare eroi civili che lottano contro la criminalità. A queste donne e uomini che operano a servizio del nostro paese, a prescindere da quale divisa indossino, è stata dedicata la manifestazione La Via della Legalità, che si è conclusa ieri sera a Brebbia con un ultimo simbolico evento, l'intitolazione dell'accesso alla piazza della parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo ad Antonio Montinaro, assistente della Polizia di Stato, morto con la scorta del giudice Giovanni Falcone nella strage di Capaci del 1992. L'iniziativa si è tenuta alla presenza della signora Tina, moglie di Montinaro, da anni impegnata nel mantenere vivo il ricordo del marito e dei suoi colleghi, ed è stata organizzata dal Comune di Brebbia in collaborazione con l'associazione Anti-Racket, Anti-Usura SOS Italia Libera, associazione AIC e con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese. L'iniziativa ha commosso sia me che i miei figli, perché è 29 anni che vado in giro in tutto il territorio italiano proprio per la memoria. Però loro sono stati spontanei, hanno chiamato loro me, e quindi questo mi ha riempito di gioia, la dimostrazione che comunque, come abbiamo sempre detto, la strage non appartiene solamente a me o ai palermitani, ma all'Italia intera. Alla cerimonia pubblica hanno preso parte le principali autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre alla fanfara dei bersaglieri Vidoletti, nel segno di un'iniziativa inaugurata il 19 luglio con l'intitolazione a Montinaro della nuova sala consiliare del Comune di Brebbia. Per celebrare l'occasione, Poste Italiane ha inoltre realizzato un annullo filatelico dedicato con una serie di cartoline in tiratura limitata.